Negli episodi precedenti, un'entità conosciuta come Presenza Oscura ha rapito mia moglie per costringermi a scrivere un racconto dell'orrore divenuto realtà. Una parte di me è riuscita a rimanere lucida e ha inserito nella storia la mia fuga. Ho salvato Alice e scritto un finale migliore per la storia, ma non senza pagarne il prezzo. Sono rimasto intrappolato nel luogo buio, un posto strano che non fa parte del nostro mondo. È un oceano. Quando si finisce qualcosa di complicato, le emozioni sono contrastanti. Soddisfazione e sollievo. Tristezza, depressione. Per un po' il lavoro è stato tutto. Come una malattia ti ha consumato, cambiato. Ti sei isolato dal mondo intero e ora hai bisogno di recuperare, di imparare a vivere senza. Devi trovare il modo di sfondare la porta e far entrare un po' di luce. Conoscevo quel posto. Era familiare. Ma c'era qualcosa di sbagliato. Benvenuto alla cantina. Ogni cosa aveva un che di surreale, onirico. Non credo ai miei occhi. Avevo una strana sensazione di déjà vu. Non sapevo perché mi trovassi lì o dove fossi stato prima di allora, ma c'era qualcosa ad attendermi sul retro della tavola calda. Provi il caffè, ma non se la prenda con me quando se ne innamorerà e dovesse andare... Fammi un favore, figliolo! Ho voglia di un po' di musica! È la numero 6 nel jukebox! Lo farei io! Ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione, già! Ma scherzi! D'accordo! Così, ecco, proprio così, sì! Ho capito. Sono morto e questo è l'inferno. Non entrare là dentro, ragazzo. Ti farai male al buio. Cosa? Concentrati, ti stai perdendo. Cercherò di aiutarti come posso, ma dipende da te. Trova un punto di contatto migliore. Che intendi? Non riesco a sentirti. Sei tu che stai facendo succedere tutto. Concentrati, questo è ciò che accade. Incubi, troppo intensi. Non ce la faccio più, è troppo. All'improvviso Alan si ritrovò faccia a faccia con se stesso. Vedendo me stesso, il sogno divenne subito chiaro. Il luogo buio. Ecco dove mi trovavo. Ti serviranno delle armi. Non è la luce in sé, ma ciò che rappresenta ti servirà. Non è un'arma. È uno strumento di un processo logico di eliminazione. Fai attenzione. Cercherò di trovare un punto di contatto migliore. Non avevo compreso il messaggio di Zane e non mi serviva a nulla sapere dove fossi. Qualcosa era andato storto quando avevo finito di Parture. Il giorno divenne notte. La tavola calda era deserta. Poi la porta venne scardinata di colpo e Alan dovette salvarsi dalla morte.
Aspettami! Il mondo era sottosopra. Quegli alberi non avevano senso. Sapevo di averlo scritto io, ma le parole erano confuse, come in un sogno. Ricaricavo freneticamente. Le pallottole mi scivolavano tra gli schioppo dalla tenda. Il letto era invitante, ma dovevo continuare, era soltanto la radio. Trasalì al suono del telefono. Il GPS funzionava. Non me l'aspettavo. Pronto? Sto cercando di raggiungerti. Mi senti? Riesci a sentirmi adesso? Sì. Senti, posso aiutarti, ma stai sprofondando. Non riesco a raggiungerti, devi venire da me. Sto perdendo il collegamento. Usa le parole. Segui il segnale. Non era possibile che il GPS funzionasse. Non potevano esserci satelliti a portata. Era un cielo alieno. Ma mi stava conducendo da qualche parte. Forse verso Zen. La città intera si ritorse contro Alan. Le auto gli sfrecciavano contro, ansiose di frantumargli le ossa e i muscoli. Emanava odio. Voleva seppellirlo. Tutto ciò che vedevo mi era familiare, eppure non lo era. Ehi là! Ti sto perdendo. Stai sprofondando troppo. Cercherò di guidarti. Segui il segnale. Ci sto provando. Devi affrontare te stesso. Segui. Oh! Il GPS avrebbe dovuto condurmi da Zane, ma i mutamenti interferivano con il segnale. Dovevo resistere. Non potevo sopravvivere da solo. I cambiamenti si facevano più violenti. La strada non era più sconnessa, ma svanita, come se una mano invisibile l'avesse fatta scivolare via. Tutto appariva irregolare, instabile. Alan! Dove ti trovi? Ehi, sto cercando di seguire il tuo maledetto segnale! Il luogo buio sta cercando di ingannarti. Stai sprofondando. Cerco di guidarti, ma è difficile. E questo cos'è? Posso aiutarti, se solo smetti di affondare. Come? È una stronzata. Sta succedendo di nuovo. Tieniti forte. Non vedo Barry. Guardi, Wake! Che sia lui! L'elicottero è da quella parte. Ricordavo questo. Era accaduto prima che trovassimo Barry. Darò una strigliata al pastore Howard per questa serratura. Gli avevo detto di farla riparare. Wake, la porta è aperta. Forza! Stava cambiando. Stava sfuggendo al controllo. Era troppo grande dall'interno. Non riusciva a vedere il soffitto. Qualcosa si stava muovendo. C'era perso. Non di nuovo. I cambiamenti stavano peggiorando. Il posto sembrava farsi più grande. O io più piccolo. Il segnale era impazzito. Avrei dovuto trovare un solo modo di uscire da lì.
Zane mi aveva lasciato una pagina. Cercava di aiutarmi. Sei reale. Cavolo, cosa mi avrà tradito? La trasparenza, forse? Sono frutto della tua immaginazione, come quasi tutto ciò che ti circonda. È assurdo. Hai ragione. Quello che è successo prima aveva perfettamente senso, ma questa è una pazzia. Bravo, Al! Ok, senti, devo andare. Il GPS. Il GPS, sì, lo so. Segui il segnale. Afferrato. Sia, sarò qui per aiutarti, amico. Cioè, devi darti una svegliata, ok? Sei insopportabile come il vero Barry. Lo sai, vero? Beh, dai, sii onesto. Non è colpa mia se pensi che io sia fastidioso. Non sei fastidioso. Al, amico, rilassati, va tutto bene. Cerca di non perdere la calma. Devi fare come ti dice Zane. È qui da secoli ormai, è come dire l'esperto. Questa è una pazzia ed è tutto frutto della tua immaginazione. Cosa dice di te? Ok, basta. E pensare che ero addirittura felice di vederti. Ah, dai! Non prendermi per il culo, Al. Sotto sotto sei sempre contenta di vedermi. Non mentire a te stesso, ok? Devo essere una... Credo che il segnale conduca a quella cosa in lontananza. Sì, quella è la segheria Bigmore. Non so niente che tu non sappia. Perché non lo chiedi a te stesso? Eh? Forse hai visto qualcosa nel mondo reale. Oppure... Oh, mamma! Ehi, Al! Forse la penna ferisce più della... Se finisci quella frase, sei licenziato. Più della spada. Sei licenziato. È un lavoro bravo per un dottore. Di andare avanti. Credo che la soluzione abbia qualcosa a che fare con quelle parole. Davvero? Tu credi? Sì, forse dovresti usarlo. Davvero un'ottima osservazione. Ehi là, lo so! Cose. Io ti do consigli e tu li segui. Così va tutto bene. Quando fai di testa tua, invece, iniziano i problemi. Tutte cazzate. Al, non sto dicendo nulla che tu non sappia già. Frutto della tua immaginazione, ricordi? C'è da impazzire per una cosa del genere. No, è fantastico. I libri, banali e inutili, come fango sotto i piedi. Rigide e molli che si ribellavano contro di lui. Spazzato. Avevo visto altre trasmissioni di me stesso prima, ma non così. Questa mia strana versione sembrava impazzita, come un narratore deviato deciso a tormentare e ad annichilire il protagonista. La terra tremò, i lampioni si levarono dal suolo, luci impazzite che sputavano scintille ovunque. Nell'ombra, Alan scorse un mare di sagome che avanzavano rapide, pregustando il sapore della morte. Ah, basta!
ok? Questo non ha senso. Tu non hai senso. Barry, tutto questo è davvero frutto della mia immaginazione. Così che funziona questo posto, Al? Hai davvero tutta quella roba in testa? Devi aprire quella porta per poter entrare nel magazzino. È da lì che devi passare. Se è opera mia, perché è così complicato? Perché sei un tipo complicato e nessuno... Chiudi il becco! Ma sto parlando... Barry! Che ti prende? Pensavo che questa fosse la mia parte di letto. Cadde in trappola, circondato dai nemici. Alan non aveva via di scampo. Merda! Adesso mi hai stancato! Che sono allergico alla polvere di questo. Tu non esisti nemmeno. Beh, la mia allergia esiste di certo. Asciu! Vedi? Allergia. Smettila. Ci stanno aspettando là sotto. Non abbiamo tempo per Alan. Sapevo che non era liberamente, ma mi si strinse il cuore. Avevo salvato Alice, ma non ricordavo nemmeno quando fosse successo. Giorni, settimane, mesi prima. Non c'era modo di saperlo. Ehi, tesoro, vieni qui. Ho una cosetta per te. Speravo soltanto che Alice stesse bene. Da quando aveva lasciato il luogo buio, non avevo avuto sue notizie. Zane! Sei tu? Ehi, fermo così. È una posa perfetta. Così? Sì, ma sorridi un po' di più. No, così è troppo. Devi sembrare misterioso, fare un po' il duro. Sai che la gente ha un debole per i tipi cattivi e pericolosi. Non sono pericoloso. Oh, dai, non scrivi altro che storie dell'orrore. Alla gente piace credere che l'orrore sia anche dentro di te. In questo libro hai ucciso Casey. Devi sembrare un po' assassino. Ah, così è perfetto, fallo di nuovo. Sei fantastico. E pericoloso. Sai, prima la barba non mi convinceva per niente. Invece no, ti sta benissimo. Ok, per ora basta. Bene, voglio togliermi questa roba. Ehi, le cose vanno meglio. Pericoloso.
Alan, ce l'hai fatta. Questa zona del luogo buio è tranquilla, almeno per ora. Qui possiamo parlare, ma non ci resta molto tempo. Zane, come faccio a uscire da qui? Sei tu il tuo nemico, te stesso, anche mentre parliamo. L'oscurità si avvicinava, lo trascinava lontano, alla deriva. Lo sapeva. Non poteva resistere. Non c'era via d'uscita. No, sono qui! Zane, quello non sono io! È solo, non so, un eco, un'allucinazione, la presenza oscura! No, non è colpa della presenza oscura. Sei tu che stai facendo succedere tutto. Sei intrappolato nei tuoi incubi, stai lottando contro te stesso. Alan non riusciva a capire. Non ce l'avrebbe mai fatta. Non si sarebbe mai risvegliato. La marea oscura l'avrebbe inghiottito. Stava arrivando! Sta zitto! Ah! No, Alan, devi... Spazzato via dalla caccia respira, Zane era andato. Alan sentiva la pressione che gli rodeva le cervella. L'oscurità non era così male. Era in lui. La sentiva. Sapeva che la voce diceva la verità. Era solo troppo difficile pensare. Non poteva. Non riusciva a capire. No. Voleva lasciarsi andare, smettere di pensare e arrendersi. Nella sua mente si è inventato tutto. No. Davvero. Andiamo. Bisogna mantenere. Andiamo.
via di scampo! Non ha scampo!